Io vorrei capire per quale motivo, se ascoltate la stampa, le televisioni, tutti i difetti del mondo ce l'ha solo il Movimento 5 Stelle e poi arrestano sempre tutti gli altri. Vorrei capire perché. Di che cosa... Io non capisco le persone di cosa hanno paura nel votare loro stessi, nel votare il Movimento 5 Stelle. In fondo, l'unica cosa che vogliamo fare davvero non sono frasi populiste, perché qualsiasi appalto pubblico è pieno di corruzioni, il MOSE, il TAV, l'Expo, Mafia Capitale. A me è toccato diventare un esperto di mafia in quanto romano. Io non pensavo che la mafia sarebbe arrivata a Roma, la mafia quella peggiore, quella che va in giacca e cravatta, quella elegantissima. Per quale motivo? Come si fa ad aver paura? Che timore avete? Tante persone hanno timore. Non capite che l'unica cosa che vogliamo fare è togliere soldi ai ladri, ed è pieno di ladri, e darli alla gente, a cominciare da 9 milioni di poveri e 1,5 milioni di bambini. Ma è tollerabile che 1,5 milioni di bambini viva in Italia sotto la soglia della povertà? Ma anche la persona ricca, lecitamente, perché non è che la ricchezza è una colpa, la ricchezza fatta in maniera fraudolenta è una colpa. Ma come possiamo accettare di vivere in questo paese, in questa città, in questa regione, se un nostro fratello, un nostro concittadino, spesso un dirimpettaio del quale ormai ignoriamo i nomi, soffre, non riesce a campare, rovista nel secchio della spazzatura? Questo è il reddito di cittadinanza, una vera e propria manovra economica, e fateci caso, tutti ci ostacolano, perché da un lato darebbe dignità a 9 milioni di cittadini, ma da un altro soprattutto spezzerebbe questo cancro del voto di scambio che ci infesta dovunque, e non è più qualcosa del sud, è anche del nord. Io giro tutta l'Italia, ero in Trentino, e anche lì delle persone disperate si vendono il voto per un buono di benzina o per un pacco della spesa. Anche lì è questo il cancro. Io dico soltanto, abbiamo bisogno soltanto di un po' di coraggio. Onestà! 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 Un paio di cose e poi ce ne andiamo tutti a casa. Uno, Giuseppe parlava della memoria. È davvero importante avere memoria, perché viviamo in un momento in cui ascoltiamo i candidati dei partiti, magari nelle televisioni, se ci fate caso, dicono anche cose condivisibili. E quindi il dibattito interno in una casa su un divano è quello, però quella persona lì, la Meloni, dice cose giuste e ci dimentichiamo che è stato ministro con Berlusconi. Però Emiliano dice cose giuste, dimenticandoci che se sei nel PD, sei parte del PD, non esiste una parte buona del Partito Democratico. Oppure Salvini. So che domani arriverà qui Salvini. Occhio, che lui gode se gli tirano le uova, qualcosa del genere. Contestiamolo con la parola onestà, onestà, onestà. Un popolo che canta la parola onestà è più forte di qualsiasi cosa. E soprattutto ricordiamoci della Lega, non vi fate infinocchiare. La Lega è quel partito che oggi chiama i negri, ma dai negri comprava lingotti d'oro e diamanti con i soldi nostri. Non ce lo dimentichiamo. Questo non significa che l'immigrazione non sia un problema serissimo da affrontare, e noi l'abbiamo affrontato, e ci hanno dato dei razzisti perché proponevamo delle quote, perché proponevamo delle agenzie per verificare chi ha diritto o no di asilo direttamente in loco nei paesi di transito, e ci hanno dato dei razzisti. Però non possiamo dimenticarci che questi partiti che appunto fanno finta di litigare sono sempre attaccabili sui soldi. La Lega, Salvini, considerate, questa è un'informazione che pochi hanno, lo paghiamo dal 1993. Cioè lui è stato eletto la prima volta al Consiglio Comunale di Milano quando io ero ancora al liceo. Lui era già pagato con i soldi pubblici e ha lavorato in vita sua, è stato candidato e eletto più volte al Parlamento Europeo, al Parlamento della Repubblica, al Consiglio di Milano. Ha lavorato soltanto un anno in vita sua, dove? Alla Padania, un giornale che è costato al contribuente italiano, alle tasse nostre, oltre 60 milioni di euro. In 17 anni è costato 9.800 euro al giorno, eppure sono riusciti i leghisti a farlo fallire. Domani Salvini verrà qui, ho saputo, no? E verrà a sostenere il candidato Giorgino.
chiediamogli di ridarci i soldi. Guardate che questa cosa è disarmante per loro, non le uova, il razzista. Vogliamo i soldi che vi siete fottuti, come Lega, come Padania. La coerenza, uno si dimentica, oggi Salvini difende gli esodati, ma con chi si allea? Con Forza Italia, che era il partito di maggioranza che ha approvato la legge Fornero. Ma vi rendete conto l'incoerenza drammatica? Guardate, se diamo retta ai programmi, loro copiano i programmi, non ne usciamo. Guardiamo questa piazza oggi e guardiamo qualcosa che oggi vi voglio far notare. Uno, ci sono due poliziotti che ringrazio e due carabinieri. Basta, non c'è nient'altro. Grazie. Noi oggi siamo centinaia, forse migliaia, magari 300 per la questura, si dice, vi ricordate? Quando si muove Salvini sono 100, 200 con la questura. Non per la questura, con la questura. Cioè sono più poliziotti, carabinieri, esercito delle persone che si muovono. Vi rendete conto? La differenza è questa, non ci sono barriere, non ci sono intermediari. Camminiamo a testa alta. Le persone anche che non hanno votato il Movimento 5 Stelle e che l'unica critica che sanno fare è perché non avete dato la fiducia al PD. Se l'avessimo fatto, cosa che poi non ci è mai stata chiesta, oggi eravamo finiti. Non c'era qui gente in piazza d'Andria. Eravamo immischiati in quel sistema del malaffare che oggi, ahimè, nonostante alcune persone oneste che ci sono, ma che evidentemente abbassano la testa quando vanno di fianco al ladro, oggi si chiama Partito Democratico, un partito infiltrato dalle banche, credetemi, un partito infiltrato dalla banca. L'unica critica che riceviamo è questa: non ci possono attaccare sulle idee, sulle restituzioni, siamo tutti incensurati. Poi guardate un'altra cosa, notate quando andrete via, notate come il popolo del Movimento 5 Stelle lascia le vie. Se non sono pulitissime, questo fa capire, guardate che sono dei segnali importantissimi, l'amore verso la collettività, verso il bene comune, il modo in cui noi lasciamo piazze e strade che utilizziamo per fare degli eventi. Altra cosa, Falcone diceva seguite i soldi per capire il sistema della politica. Io non dimenticherò mai Riva, l'ingegner Riva dell'Ilva, che in una famosa campagna elettorale finanziò contemporaneamente sia Bersani che Berlusconi. Finanziò con 98.000 euro Bersani e 240.000 euro Berlusconi. L'idea dell'ingegner Riva, quello al cui Vendola dice dica all'ingegnere che il presidente è a completa disposizione, dimostrando una sudditanza oscena il presidente Nichi Vendola, oscena, arriva all'Ilva, non interessava che vincesse Bersani o Berlusconi. L'essenziale è che chi vince e sale poi si ricorda del favore che ha ricevuto, ovvero del finanziamento della campagna elettorale. Vi ricordate Don Vito Corleone che faceva dei favori a dei cittadini e quando i cittadini gli dicevano che cosa vuoi in cambio Don Vito? Nulla, che non te lo scordi. Vi ricordate? È lo stesso identico sistema, seguite i soldi. Noi 3 settimane fa, per finanziare interamente, abbiamo finanziato in un'unica notte l'intera campagna elettorale della Campania, abbiamo portato delle pizze. Tra l'altro io ho lavorato sul serio, ho fatto 28 euro di mancia e ho sparecchiato fino alle 2:15, alla fine ci avevo preso gusto perché proprio ho lasciato anche il curriculum, non si sa mai. Sembra una battuta. Mentre i cittadini non danno più una lira ai partiti, perché il 2 per 1000, questo sistema poi di falsa abolizione, nessuno dà quattrini ai partiti, e se volete dare il 2 per 1000 al Movimento 5 Stelle non potete, perché noi non abbiamo dato il codice con il quale si può dare il proprio 2 per 1000, perché non vogliamo soldi pubblici. Mentre i cittadini non finanziano più i partiti, noi avevamo file di persone sotto la pioggia a Napoli pronti a darci un contributo di 15 euro, di cui 10 andavano a pizza e birra e 5 al Movimento 5 Stelle. Che significa? Che mentre i Bersani e Berlusconi, una volta arrivati lassù, avevano Riva, ripeto, pace all'anima sua, che gli chiedeva il conto, e non è un caso che siano stati emanati 7 decreti salva Ilva, mai salva Taranto, salva Ilva. Mentre questo è il sistema, noi abbiamo un unico padrone, il popolo italiano, che con donazioni di 5 euro a testa
finanzia le campagne elettorali. Questo significa che quando entrerà Antonella, quando entrerà Michele, io e Giuseppe non abbiamo padroni a parte un popolo intero che ci finanzia con microdonazioni. Questo è importante. L'altro concetto che ricordo sempre, fondamentale, sono le due legislature e poi a casa. Uno dice, ah, ma poi l'esperienza si fa in breve tempo. Guardate il presidente Di Maio, ci davano degli inesperti. 28 anni, dirige l'aula come un veterano. Ricordate della balla dell'esperienza, perché una dei tanti attacchi, ma Antonella è inesperta. Beh, anche Giuseppe D'Ambrosio era inesperto, anche Luigi Di Maio era inesperto. Il concetto delle due legislature e poi a casa è il concetto più rivoluzionario del Movimento 5 Stelle. Questo è il tesserino, dove ce l'ho? Adesso lo trovo. Forse qua, grazie, l'avete notato. Questo è il tesserino con il quale si vota in Parlamento. C'è scritto Camera dei Deputati, Repubblica Italiana, il Battista Alessandro, e c'è la nostra foto. Abituatevi al fatto che tanti di voi che stasera sono qui in Piazza d'Andria finiranno in Parlamento, diventeranno senatori o deputati della Repubblica. È successo così anche a noi e succederà anche a voi. Noi andremo via dopo massimo due legislature, entrerà qualcun altro. Io ricordo quando a Roma nel 2008 io con quattro amici ci vedevamo in un bar a buttare giù un programma per le elezioni comunali, la prima volta che mi candidai. Sapete quanti voti presi? Zero. Non è uno scherzo, neanche mi autovotai, non perché non avessi fiducia in me stesso, ma in quanto votammo tutti il capolista per fargli avere più voti. Prendemmo zero voti, ma sognavamo il giorno in cui saremmo finiti nelle istituzioni. Ecco, due di quei cinque amici sono entrati in Parlamento, io e Stefano Mignaroli. E la stessa cosa capiterà anche a voi. Il concetto delle due legislature, concludo, è fondamentale capirlo. Nel momento in cui noi sappiamo che il paese reale è stasera Andria, sono le problematiche delle discariche, sono le problematiche degli ulivi, la disoccupazione, i giovani ingegneri pugliesi costretti a cercare lavoro nei call center in India, succede anche questo. Nel momento in cui sappiamo che questo è il paese reale, e il paese reale non è Montecitorio dove ti trattano come se fossimo all'ancien regime a Versailles, se ti cade qualcosa arriva il commesso che te lo raccoglie, onorevole si segga, lo vuole il prosecchino, ti trattano per farti staccare dalla realtà. Così tu pensi che il mondo reale sia quello, inizi a giustificare tutto, la sudditanza che hanno nei confronti degli onorevoli, le tangenti le inizi a giustificare, perché pensi io sono migliore dei cittadini, mi trattano in maniera migliore, quindi queste non sono tangenti ma sono regalie degli imprenditori, l'auto blu mi spetta perché io mi devo difendere dai cittadini, come se uno si dovesse difendere dai propri datori di lavoro. Vedete com'è il meccanismo? Nel momento in cui io so, Giuseppe sa, che faremo ritorno nella società reale, sarà nostro stesso interesse migliorarla in quanto vi faremo ritorno. Ci avete mai pensato a questo? Nel momento in cui io invece so che posso restare tutta la mia vita in Parlamento come napoletano che entrò alla Camera dei Deputati, che Stalin era ancora vivo, non è uno scherzo, voi ridete, ma non è uno scherzo. Vi renderete conto che l'obiettivo del politico, ahimè anche di Giorgino, non è far del bene ai propri concittadini, ma rimanere in quel posto di comando. Anche se non ruba, però l'idea è che quello sia un posto di lavoro, non una missione da fare a tempo determinato, un passaggio di testimone che oggi facciamo noi e poi passeremo, credetemi, a qualcuno di voi, qualche giovane che c'è questa sera in piazza, finirà nel Parlamento della Repubblica Italiana. Questo è il concetto rivoluzionario del movimento. Quando si capisce questo, poi non c'è più la frase che dice Renzi, lo slogan di Salvini, quello che viene detto in TV, rimane soltanto una piazza che canta onestà. E pensate alle creature che avete portato stasera a un evento politico dove generalmente si tirano le uova, cariche della polizia, black bloc e compagnia bella. Avete permesso a dei ragazzini, a delle creature stasera qui ad Andria di ascoltare un popolo intero che canta onestà. Complimenti a tutti quanti e grazie per l'esempio che ci date. Grazie a tutti, viva il Movimento 5 Stelle. Onestà, onestà, facciamola arrivare a Giorgino. Onestà, 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 onestà. Giorgino, non abbiamo nulla contro di te, però fatti da parte, fatti da parte, fatti da parte, fatti da parte. È tempo nostro, è arrivato il tempo dei cittadini, vogliamo una possibilità, avete fallito, vogliamo una possibilità, convincete gli scettici, fategli vedere i nostri video, accoglieteli,
parlateli del nostro programma e fateli capire, ripeto, che tante persone anche qui ad Andria sono del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sanno. Grazie a tutti.